strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, più di un amico in me. Ciao strimpellari, ma soprattutto strimpellini, mi è venuta la pelle d'oca a suonare questa canzone splendida di uno dei miei film preferiti, Toy Story, l'avrete riconosciuta. Certamente, pensate che io e mio fratello lo sappiamo tutto a memoria, tutte le battute dalla prima all'ultima. Se non ci credete, scrivete nei commenti e domandatemi dov'è che viene detta questa battuta e io vi saprò rispondere. Allora, prima di cominciare vi ricordo che siamo su chitarrafacile.com, venite a trovarci sul nostro sito per scoprire tutti i corsi e le lezioni di chitarra che facciamo per i bambini e per gli adulti. Io in particolare, maestro Libero Iannuzzi, mi occupo appunto della chitarra per i bambini, cioè di insegnarla ai bambini oppure di insegnare ai loro genitori canzoni che piaceranno ai loro bambini, oppure maestri, agli insegnanti, insomma, canzoni per bambini. Allora, nello specifico, questa canzone qua non è facilissima, non è proprio per principianti. Ora, al di là del fatto che io, come sempre, quando la suono all'inizio la faccio un pochettino più ricca, ma comunque ha degli accordi che non sono proprio da principianti. Quindi la insegnerò pensando soprattutto ai vostri genitori o magari a voi se già siete bravi con la chitarra, ok? Per questo motivo, prima di tutto, non vi spiegherò gli accordi nota per nota, ok? Perché se siete in grado di suonare questa canzone vuol dire che questi accordi già li conoscete. Vi dirò quali sono, ma insomma, una volta stampato il testo ve ne accorgerete da soli. Una cosa che voglio fare però interessante e che ho fatto è mettere le sigle degli accordi non in italiano ma in inglese, perché molte delle canzoni che si trovano in giro su internet hanno le sigle in inglese. Allora io vorrei che attraverso questa canzone voi o i vostri genitori cominciate a prendere confidenza con queste sigle inglesi che vi saranno molto utili. Vi spiego un po' il criterio, è molto semplice, si tratta solo poi di fare pratica e memorizzarle. Allora, le sigle inglesi sono delle lettere, non usano do, re, mi, fa, sol, ma A, B, C, D, F, G. Allora, voi prendete la scala musicale e la scrivete tutta quanta, partendo da La, quindi La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Il La in inglese corrisponde alla lettera A, e quindi seguendo l'alfabeto, se La era A, Si è B, Do è C, Re è D, Mi è la lettera E, F è la lettera Fa, cioè scusate, il Fa è la lettera F e il Sol è la lettera G. Ok? Detto questo, tutto quello che trovate accanto alla sigla è uguale, che vuol dire che C diesis sarà Do diesis, A M sarà La minore, ok? A maiuscolo M minuscolo vuol dire La minore. Oppure nel caso di questa canzone, per esempio, abbiamo D7, cioè Re settima, ok? Cambia solo il nome, non è più Re ma è D, ma tutto quello che viene dopo funziona alla stessa maniera. Ok? Quindi andatevi a stampare il testo della canzone, lo trovate nella descrizione di questo episodio, c'è il link per andare a scaricare tutto il materiale e vedrete che vi ho messo queste sigle e cominciate a cercare di capire che accordi sono. Magari potete anche scriverveli a matita accanto all'inizio per fare pratica, ma vi suggerisco di impararli presto. Gli accordi che sono presenti in questa canzone sono il Do, il Sol settima, il Fa, il Fa diesis diminuito, l'ho messo tra parentesi, non è indispensabile, ok? Ci sta bene, io lo suono, però è un accordo un po' difficile, l'ho messo tra parentesi. E poi abbiamo il La minore, poi abbiamo il Re settima e il Re minore anche, e poi abbiamo il Si settima. Ok, questi sono gli accordi che compaiono nella canzone. Poi scusate, anche il La minore e il La maggiore settima. Quindi, sapendo che gli accordi sono questi, andatevi a vedere il testo e cercare di capire un po' come funziona la canzone. Allora, vi faccio vedere alcuni passaggi. Hai un amico in me. Qui ci sta molto bene la settima, quindi il Do con la settima, aggiungendo il mignolo. Ok? Ve la risuono. Hai un amico in me. E poi grande amico in me. Qui è dove io metto il Fa diesis diminuito, non è indispensabile, si può fare anche senza. Un grande amico in me.
se volete provare a metterlo ci sta meglio. Ok, poi prosegue sempre più o meno con questi accordi. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Quindi ripete fa, do, mi, la minore diverse volte finché alla fine della strofa non fa. C'è un grande amico in me, più di un amico in me. Quindi re settima, sol settima, do, la settima. Più di un amico in me. Poi la seconda strofa non ve l'ho cantata perché è uguale, la trovate nel testo. Il ritornello, cioè non è il ritornello, diciamo è il bridge, si chiama l'inciso, insomma. E anche se in giro c'è qualcun altro che vale più di me, sicuro mai nessuno ti vorrà mai bene quanto me sai. Attenti perché qua c'è il mi minore, prima avevamo trovato il mi maggiore, e poi c'è il re minore, mentre prima avevamo trovato il re settima. È diverso, accordo minore, accordo maggiore, come sempre, ok? E poi tutto il resto, la conclusione. Io non mi vorrei dilungare tanto in questa lezione perché se siete in grado di suonare questa canzone vuol dire che già conoscete questi accordi e sapete come fare. Se avete bisogno della lezione perché non ci capite niente, probabilmente vuol dire che questa canzone è ancora troppo difficile per voi, perché ci sono tanti cambi di accordi e non si possono eliminare, non si può semplificare, perché senza quegli accordi è brutta, ok? Vediamo un po' il ritmo. Io ho suonato come al solito con le dita, cioè finger picking, ma questa è una canzone swing, diciamo, western swing un pochettino, come il ritmo, eh? Quindi basta fare tutte pennate in giù, e ci stanno benissimo, accentuando un po' la seconda. Hai un amico in me, la prima un pochettino più piano sulle corde basse, la seconda un po' più decisa prendendo tutte le corde, soprattutto le alte. Scusate. Ok, come ho detto in un altro video, per accentuare ancora di più questo effetto di ritmo swing, quando facciamo la seconda pennata, quella più lunga e più forte, con la mano possiamo un po' allentare la pressione sull'accordo, così da dare un suono un po' più stoppato, quindi. Vedete che la prima suona normale, la seconda la stoppo. Ok, come la stoppo? Semplicemente con la mano sinistra allento o magari appoggio un po' le dita sulle corde. Provateci anche voi, fatemi sapere se ci riuscite, scrivete nei commenti tutto quello che pensate su questa canzone, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, se vorreste vederne un'altra, se avete dei dubbi, se non avete capito bene queste sigle inglesi, ricordatevi di iscrivervi a questo canale perché ogni giorno alle 14 esce un video, non solo mio, anche degli altri insegnanti, quindi ogni giorno avete occasione di approfondire qualcosa di più sulla chitarra. Venite a trovarmi sul mio sito internet liberogliannunzi.com o sul mio canale YouTube liberogliannunzi. Buon divertimento, buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo video.